Piazza del Plebiscito, sotto Palazzo dei Priori, ci sono delle signore qui che si stanno godendo Piazza del Plebiscito in panchina. La signora presto si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale di Viterbo. A lei chi piacerebbe avere come sindaco? Un volto nuovo oppure c'è qualcuno dei politici che conosce, insomma, che sono stati qui un al Comune? Un volto nuovo. Volto nuovo. Sì. Di quelli che ci sono stati per cambiare, per vedere, no? Andiamo sul cambiamento. Sempre gli stessi. Uno è piacevole cambiare. Quindi io preferisco un volto nuovo. Un volto nuovo. Sindaco. La signora accanto? Oh, io di politica non mi intendo. Però un po' conosce, una Viterbo è una cittadina. Conosco tutti, però. Una cittadina piccola, conoscerà tutti. Sì, allora lei piacerebbe avere un volto nuovo oppure c'è qualche politico uscente che le piacerebbe vedere? No, io non conosco nessuno e non mi. Non ti interessa. Ma ti dice, però... Non mi interessa, tanto uno peggio dell'altro. Punto. Quindi diciamo archiviamo tutti quelli che già ci sono stati. Sì, se mi dice uno peggio dell'altro, quindi. Mi pare uno peggio dell'altro. Tutti quelli che uno è peggio dell'altro è meglio mettere un volto nuovo, no? Almeno vediamo questo volto nuovo, vediamo che sta fa. Quell'altro il gioco sta. Andiamo a cacciare nuovi talenti, insomma, sì, in politica. Sì. Ok. Elezioni del Comune di Viterbo, tu chi vorresti vedere la guida di Palazzo dei Priori? Allora, guarda, io non so bene chi sia i candidati, li conosco poco, però preferirei una persona giovane per una volta, magari riesce a cambiare un pochetto le cose. Quindi un giovane? Sì, se è possibile. Non seguo la politica, però guarda, come al solito stanno a rifare le strade e le strisce dappertutto, quindi la segnaletica orizzontale... Quindi speriamo che si voti più spesso, allora? Sì, sì, se una volta più spesso può essere che fanno pure il raccordino per una volta. Sì. Qui nel cortile di Palazzo dei Priori ci sono due signore che si stanno godendo il tramonto. Allora, che pensate delle prossime elezioni comunali? Che vorreste vedere alla guida del Comune di Viterbo? Io vorrei vedere una persona seria che facesse qualche cosa di serio per la città, perché è tenuta malissimo. Basta. E io lo stesso. Una persona seria. Oppure qualcosa, perché sta proprio andando in degrado. Viterbo in degrado. Di tutti i politici che sono passati finora al Comune di Viterbo, c'è qualcuno che vi ha conquistato, vi è rimasto impresso? No, io non li conosco. Le signore non rispondono? No. Non commentano? Infatti. Una domanda semplicissima, facciamo l'identikit del nuovo sindaco di Viterbo, senza fare nomi. Lei vorrebbe un volto nuovo oppure di tutti i politici che sono passati c'è qualcuno che le ha preso il cuore? Tanto, devo essere sincero, tanto che qua si fa su, la stessa zuppa. La stessa zuppa, ma vorrebbe vedere un volto nuovo oppure magari qualcuno di questi già? Non cambia niente. Non cambia niente, proprio sfiduciato. Elezioni al Comune di Viterbo, fra un pochino si vota. Tu che vorresti vedere alla guida di Palazzo dei Priori? Un volto nuovo oppure c'è qualche politico di quelli che sono passati in questi anni che no, ti è piaciuto? No, volto nuovo. Volto nuovo. Volto nuovo. Ormai questi che sono passati, ripassati, e non è che sono stati tanto fedeli alle promesse fatte, quindi... Si spera sempre nella novità. Quindi il passato è passato. Si guarda sempre al futuro. Volti nuovi, quindi. Sì. Elezioni del Comune di Viterbo. Lei chi vorrebbe vedere la guida Sgarbi. Del Comune? Vittorio Sgarbi. Sì. Quindi lei tifa per Sgarbi. Brava. Elezioni del Comune di Viterbo. Vorresti vedere alla guida di Palazzo dei Priori un volto nuovo oppure qualcuno che già c'è stato, qualche politico? Un volto nuovo. Un volto nuovo. Un volto nuovo. Comunque qualcuno che non magari è magari delle idee, delle innovazioni, perché chi c'è stato purtroppo così ha lasciato, quindi cioè, riproporti secondo me è fuori, perché avrebbero dovuto aver già fatto, quindi se non abbiamo fatto tra il Covid e tutto quanto, tutte belle scusanti, il resto è qui, ne parla la città, quindi qualcuno nuovo che possa rimettere in piedi sta città, perché tanto i vecchi abbiamo visto, insomma, abbiamo dato destra, sinistra, centro, Lega, tutti, le proposte diverse ma concrete, perché deve essere solo che concreto la cosa. Io posso anche rivotare chi c'era, però deve essere concreto, se no sto giro si cambia la gente, insomma, che non è possibile. Elezioni del Comune di Viterbo, sì. Che ti piacerebbe vedere alla guida di Palazzo dei Priori? Un volto nuovo oppure qualcuno dei, diciamo, di quelli che hanno avuto ruoli più importanti finora? Qualche allora, politico c'è stato che ti è piaciuto in particolar modo? Sì, io sono favorevole a una eventuale ricandidatura di Arena Giovanni, che per quanto mi riguarda ha amministrato in maniera decorosa la città. Logicamente per quello che ha potuto fare, il tempo che è potuto star lì, ha fatto molto anche rispetto al passato. Quindi tutti per Giovanni Arena, io sindaco, tifo per Giovanni la Arena sindaco, o una persona che comunque sia di pari spessore,
o anche di maggiore spessore, anche più giovane sicuramente, insomma, quindi anche un candidato più giovane non è da escludere, senz'altro, non è da escludere assolutamente, e senza dubbio, ecco, ritengo sia utile un candidato, per come la vedo io, di centrodestra in sostanza. La vive da poco a Viterbo. Posso votare qui? Tra un po' sarà residente. Quando ci sono le elezioni? E voterà qui, fine maggio. Conosce un po' la classe politica uscente? Sì. A lei chi vorrebbe vedere alla guida del comune di Viterbo? A me piacerebbe una donna. Una donna? Anche per solidarietà. Un femminile? Un volto nuovo oppure qualcuno che già c'è stato? Diciamo che non... Io ho visto la pubblicità della Frontini, però non so se ci sono altre donne. Mi piacerebbe una donna perché... Una donna? Ripeto, sarebbe anche bello. Solidarietà, no? Femminile. Certo.